L'identità è connaturata al DNA della Lega. La Lega in qualsiasi paese, in qualsiasi regione, in qualsiasi luogo si è sviluppata, ha lavorato e ha lottato per l'identità dei popoli, per le tradizioni. In Sicilia abbiamo una storia, una cultura che non ha nulla da invidiare a tutto il mondo, abbiamo un patrimonio culturale immenso e la Lega vuole portarlo avanti e lo vuole difendere. L'avere aperto come assessore beni culturali molti siti, molti luoghi della cultura in Sicilia gratuitamente è un modo per fare riappropriare i siciliani dell'orgoglio di vivere questi beni culturali, questi luoghi, e del desiderio di tornare a vivere e a respirare cultura. Questo è l'unico DNA della Sicilia. Come sente l'eredità del suo predecessore? È un'eredità fortissima e nessuno può eguagliare il professore Tusa. Non posso eguagliarlo io perché non sono lui. Però posso fare una cosa e mi sto impegnando, fare in modo che il suo lavoro non resti vano, anzi che possa essere portato avanti. Con la sovrintendenza del mare, che è stata la sua creatura, abbiamo in cantiere tante iniziative e tante sono già in atto. È il miglior modo per onorare la memoria del professore Tusa col governo Musumeci. Una cosa, oggi abbiamo disposto il vincolo al brand Targa Florio per fare in modo che non prenda il volo e vada a finire fuori dalla Sicilia. Anche la Targa Florio, che fa parte dell'eredità immateriale della Sicilia, il REI, è un bene da tutelare.